di assalute fisica e psichica solo ed esclusivamente all'intervento. Però solo quando ho capito che l'intervento è stato solo un grande aiuto, ma non la soluzione magica alla soluzione magica a tutto il mio problema, ho incominciato a lavorare su di me a 360 gradi e con l'aiuto di un continuo e costante equipe multidisciplinare ho permesso a me stesso di far funzionare al meglio l'intervento e di trarre i benefici e ridurre i rischi. Questo sono io dei 100 disciplini, l'altra foto non la faccio più, quindi però oggi il peso non è la priorità, è la nuova consapevolezza verso una migliore qualità di vita che conta più di tutto. Questa è la mia idea alimentare, dove si vedono molte, cioè di prima, dove si vedono molti episodi di fame nel positivo. Infatti quando ho presentato la dottoressa la prima volta, fu questo le mie tane cose, dove dissi: questo è il mio costante pensiero prima di cominciare il nuovo percorso integrato. Ho sempre fame, non mi sento mai pieno, il cibo per me è diventato di più. Mangio in continuazione, senza mai saziare, ma sì è vero, penso 120 kg, ma il cibo è un nemico. Se tornassi indietro farei prima pace col cibo e le emozioni che mi trasmette e poi valuterei il percorso pratico. Ce ne sono altre di esperienze. Questa persona mi ha concesso la possibilità di raccontarla. E questa ragazza a gennaio 2011 partiva da 147 kg, maggio 2013 è arrivata a pesare 87 kg e oggi pesa 120 kg. Cosa è successo? Bene, se vediamo il suo diario alimentare che lei gentilmente ci ha voluto dare, si vede che inizia a mangiare in maniera disordinata e molto scomposta. Però nella nota leggiamo, non diciamo il nome per privacy, ci racconta, dice: ho paura di recuperare tutto il peso perso, non riesco a controllare la mia alimentazione, in effetti una pizza intera non riesco a mangiare e mai più di 60-70 grammi di pasta, sono ingrassata perché non faccio più attività fisica e mangio solo schifezze, nulla di sano, se no sono 3 anni che ho interrotto i controlli. Pensavo di farcela da sola, invece le cattive abitudini alimentari, la pigrizia, hanno preso il sopravvento. Pensavo di non poter più ingrassare dopo il mio bypass gastrico, invece in 3 anni ho recuperato 30 kg dei 60 kg. Quindi anche qua si denota che il lasciare il follow-up è negativissimo. Invece qui quest'altra nostra amica si è fatta prendere dei problemi più che altro psicologici, lo stress quotidiano. Infatti è stata operata 6 anni fa di bypass gastrico e da 2 anni non ha più effettuato i controlli chirurgici e dietetici. E ha perso il controllo sulla sua alimentazione e ha recuperato quei 18 kg. Infatti sul suo dove riporta la data scrive dopo piano: il cibo non mi fa sentire triste. Se si legge nel suo diario scrive più volte: mi sento triste, mi sento inadeguata, mi sento triste, mi sento inadeguata. Quindi anche lei, lasciando i controlli di quello ha recuperato il peso. Quindi questo ci fa capire l'importanza di non lasciare i controlli. Quali possibili strategie vanno attuate per mantenere l'interno di sottotitoli per evitare le complicazioni? E controlli chirurgici e dietetici a vita. Attenzione all'integrazione di vitamini e minerali, attività fisica regolare, conta passi, monitoraggio e alimentazione, diario e peso, e
eventuale supporto psicologico individuale o positivo in caso di maggioranza carcere. Il riferimento più essere utile attivare con consultazioni telefoniche, forme specifiche, eccetera. Gruppi di alto livello. Attenta valutazione e selezione del paziente candidato alla chirurgia con particolare attenzione al comportamento alimentare e percorso integrato per la medicina. Poi l'esito che si può presentare sulle salute nasce dalla mia esperienza, dalla voglia di confrontarsi con gli altri e di aiutare le persone con lo stesso problema. È un'associazione costituita da pazienti, nasce perché anche in Sud-Italia si possa avere un punto di riferimento per tutti gli obesi che hanno bisogno di sentirsi parte del gruppo, accolti e rispettati e rinforzati. Crea momenti di incontro per vedere e capire i cambiamenti attraverso le storie, sacrifici e difficoltà che si trovano. Favorisce lo scambio di informazioni tra obesi e ex obesi, anche attraverso la condivisione di giovani successi e avvolte di tale. Accompagna e affronta il percorso di lavoro in tutti i suoi passi, nella scelta dall'intervento alla ricostruzione classica. Non diciamo che insieme tante persone, cioè tutto è possibile grazie alla comunione di intenti, poi si impegna concretamente a stare vicino a chi si sente solo e deve agire. Poi signore sostiene, noi teoricamente andiamo a trovare persone che si offrono a fronte agli interventi di chirurgia bariatrica e post bariatrica per cercare di farle capire che c'è una persona. Ci trovate sui canali YouTube, sui siti Facebook e sui gruppi di Facebook. Vi ringrazio per questo.